ragazzi, ci siamo. Siamo qui, finalmente, aggiungerei, ai Nightingale Studios per la rassegna. No, ma non potete capire, io com'ero contento di mettere di nuovo gli strumenti in macchina per venire qua. Cioè, è stato qualcosa che ha a che fare veramente con l'emozione. È chiaro che l'essere umano si abitua, ok, nel senso che costretto da là online, ok, facciamo i dischi, boh, però sentire la puzza di questi cristiani è un'emozione. Sì, sì, ma anche la puzza intesa come profumo di uno studio, tornare lì, indietro agli strumenti, il soundcheck, il suono, sei proprio... poi in questo posto, wow, eccezionale. Abbiamo proposto una scaletta, diciamo, variegata, perché è vero che questa è una rassegna per lo più incentrata nell'ambito del jazz, ma nello specifico questo progetto voleva dare anche un'apertura, no? La musica jazz nasce proprio grazie a un incontro di culture e che questa identità non deve essere dimenticata, perché poi nel corso degli anni sostanzialmente è evoluta proprio grazie sempre a delle aggiunte, degli incontri, quindi sfociando anche nella world music. E infatti il repertorio di questo concerto parte, diciamo, da un brano tra l'altro inedito, quindi suonato proprio per l'occasione, una mia composizione, e poi evolve andando ad attingere sempre da alcune mie composizioni che hanno sia un taglio più, diciamo, jazzistico, diciamo, d'oltreoceano, più magari, ecco, proprio newyorkesi, però poi sfociano in una contaminazione più verso anche la musica etnica, la world music, nello specifico anche un po' la musica indiana. Non mancano anche alcune cover, diciamo, che ho voluto inserire proprio per dare una fruibilità maggiore. Insomma, noi proponiamo questo repertorio, diciamo, crossover a cavallo, diciamo, un po' tra il jazz e appunto quello che abbiamo detto, un po' un viaggio anche in altri angoli della terra, proprio perché abbiamo in comune questa idea di una visione musicale, di una visione del jazz che abbraccia poi tutto. Veramente mi sembra di aver capito che non è il solito streaming, perché oltre alla qualità video c'è una qualità audio, sì, veramente notevole. Certo. Wow, cioè, che bello. Siamo fortunati. In questo momento tanta felicità, veramente. Ah, c'è. Wow. Ossigeno, più che felicità, tanto ossigeno. Ma anche felicità, no? Te lo garantisco. Sì, sì.
Io direi allora di salutare tutti gli amici di tutto il mondo, in tutte le lingue, esatto, che ci stanno, che ci ascolteranno, ci auguriamo che ci ascolteranno e ancora, quindi qui ci sono i riferimenti della rassegna, Francesco Mascio Trio, Giovanni Imparato alle percussioni, Paolo Mazziotti al basso e Domenico Benvenuto.